Mister, una parola per descrivere tutto questo. Bellissimo, bellissimo per il pubblico, bellissimo perché abbiamo iniziato questo percorso senza darci un obiettivo, abbiamo iniziato questo percorso giocando partita dopo partita, tant'è vero che la nostra canzone è comunque è giocarcela una dopo l'altra, e quindi è bellissima, la nazione è bellissima, oggi partita al Cardiopalma, partita difficilissima, me l'aspettavo sicuramente non così, però me l'aspettavo, e adesso andiamo a farci queste final four, e prendiamo quello che viene, partita dopo partita, giochiamo la semifinale e vediamo quello che possiamo fare. Si è parlato tanto di gruppo, ma si può dire che questa squadra ha anche un grande cuore? No, questa squadra ha gruppo, cuore, è una famiglia. Oggi Norangelo aveva rilasciato un'intervista per calcio 50 prima e l'ha detto, è una famiglia. Questa squadra è una famiglia, dove non arriva uno arriva l'altro, si aiutano. Poi ci possono stare anche delle scaramucce, come in tutte le famiglie, delle litigate stupide, ma poi si torna a far pace e ci si vuole bene più di prima. È un gran gruppo creato, amalgamato, e siamo contenti di quello che stiamo facendo e che abbiamo fatto finora. Da presidente sono orgogliosissimo di questi ragazzi. Nella prima parte di gara ho visto che la squadra ha faticato un po', secondo te perché? Perché magari non pressava alto, ti vedevo che chiedevi la pressione alta. Ha faticato un po' perché non ci aspettavamo che loro partissero dal primo minuto con porte di movimento. Abbiamo faticato perché ci hanno sorpreso, abbiamo faticato perché ci hanno un quintetto di partenza, secondo me, ad alto livello, gli manca qualche cambio per competere poi con una squadra come la nostra che magari quando mi entra qualcuno non mi abbassa il livello, mi tiene alta la concentrazione, ci mette grinta, anima, cuore, e quindi poi non fa sentire l'assenza del titolare, tra virgolette, che poi il calcio non è titolare. Abbiamo sofferto perché era giusto così, per come l'hanno imposta la loro. Questa squadra può vincere la fase nazionale? Allora, è un sogno. Io penso che ci sono squadre come il Pesaro che hanno giocatori veramente di tantissimo livello, hanno un roster molto più ampio del nostro. Però noi da outsider ce la giochiamo, magari facciamo uno scherzetto anche al peso, non lo so. Guarda, noi giochiamoci la semifinale, vediamo, ci piace sognare. Cosa significa per te aver deciso le ultime gare, visto che sei stato sempre tu il migliore in campo? Questo è un punto di crescita per me, perché nonostante sono partito dall'Under 17 4 anni fa, vuol dire che ho fatto grandi miglioramenti e quindi piano piano sono diventato un perno di questa squadra. E poi con l'aiuto dei miei compagni ovviamente è anche più facile non prendere gol e niente. Secondo te quale aspetto vi ha portato fino in semifinale? Il cuore, il gruppo? Uno degli aspetti importanti è il gruppo, la forza del gruppo, perché ci vogliamo tutti tanto bene, siamo bene insieme, siamo un bel gruppo, nonostante quello abbiamo un bel gioco tra di noi, quindi anche grazie a perché siamo un bel gruppo. E quindi direi la forza del gruppo, è il fattore più importante. Dove può arrivare questa squadra? I nostri obiettivi è sempre raggiungere il massimo. Poi già il cammino che abbiamo fatto finora è un gran cammino, quindi va bene anche fino a qua. Però la finale e vincere la finale è il nostro obiettivo principale. Per me siamo arrivati, uscire ora è questo.